Buongiorno a tutti, un saluto dagli amministratori di Avviso Pubblico, un primo ringraziamento e un abbraccio caloroso ai familiari delle vittime. Vi siamo vicini in una giornata per voi importante e difficile. E noi oggi abbiamo marciato su questa strada con passi di memoria, ricordando i 41 tra amministratori e funzionari pubblici che hanno perso la vita perché non hanno chinato il capo di fronte alle mafie e alla criminalità organizzata. A loro va un ricordo e un pensiero affettuoso da chi ancora oggi continua ad impegnarsi. Ma i passi non possono essere solo passi di memoria, ma devono essere passi di impegno. E per noi l'impegno è difendere e sostenere la buona politica. Ce n'è tanta nel nostro paese, non dobbiamo fare confusione, dobbiamo distinguere. E noi oggi in questa piazza ricordiamo che 351 tra amministratori e funzionari pubblici nel 2013 sono stati vittime di atti di intimidazione. Hanno visto le proprie famiglie, i propri beni, i propri cari, il proprio lavoro messo a repentaglio perché non hanno piegato il capo, perché hanno saputo scegliere la via della legalità e non la scorciatoia del piegare il capo e accompagnarsi alle mafie e alla criminalità organizzata. Loro sono il baluardo e il presidio più vicino della nostra democrazia che è ancora sotto assedio, e un pensiero ai tanti sindaci e amministratori che sono quotidianamente sotto tiro. Ma passi di impegno vuol dire anche chiedere e assumerci vicendevolmente degli impegni oggi qui a Latina. E noi la prima cosa che chiediamo è a tutti di difendere e sostenere la buona politica, che va innanzitutto praticata e non dichiarata e sbandierata. Una buona politica che in vista delle prossime tornate amministrative ha necessità in qualche modo, e noi come Avviso Pubblico lo faremo e chiediamo ai cittadini, a Libera, a tutti quanti di sostenerci. La campagna Riparte il Futuro ci ha consegnato un Parlamento non più ostaggio di mafiosi e corrotti. Noi vogliamo che non ci siano mafiosi e corrotti nei nostri enti locali, nelle nostre istituzioni locali. Facciamolo insieme, vigiliamo insieme affinché le nostre istituzioni pubbliche, quelle in cui i cittadini ripongono la fiducia e le loro risorse, non continuino ad essere ostaggio del malaffare. Ma cerchiamo anche di sostenere e di pressare positivamente il Parlamento e le istituzioni affinché l'articolo 416 ter venga rapidamente approvato. Se non ci può essere mafia senza politica, ci può essere una politica senza mafia. Noi dobbiamo sostenere e lavorare per quella. Abbiamo segnali positivi che sono di fiducia e di speranza, sono i semi che abbiamo seminato in questi anni. Ieri il Parlamento, il Presidente Grasso ha dato via la commissione di indagine per gli amministratori sotto tiro, a dimostrazione che esiste una politica che sa distinguere ed è attenta. Ma chiediamo anche che il 21 marzo, come accade in tante regioni, diventi ufficialmente la giornata della memoria dell'impegno civile. Il nostro Paese deve fermarsi a riflettere il rispetto e in memoria delle vittime e costruire oggi, a partire dalle istituzioni, l'impegno per la riscossa. E guardate, noi non possiamo pensare di far ripartire il nostro Paese se non abbiamo la capacità di togliere quei 300 miliardi di euro che ogni anno vengono sacrificati dall'illegalità, dalla corruzione e dalle mafie. E allora oggi marciamo, amministratori, Libera, società civile, sindacati, associazioni, cittadini, per prenderci l'impegno, ognuno per la propria parte, per aggredire questa zavorra che condanna i servizi alla persona e il futuro delle giovani generazioni. Un grazie a tutti e buon 21 marzo!